io sono laureato in economia triennale, adesso sto frequentando la magistrale in lingua inglese, International Management. Sono qui per avere una visione delle aziende multinazionali che operano, che possono offrire opportunità di lavoro nel mio campo, sentire le figure che ricercano, soprattutto le figure che sono richieste in questo momento, e ovviamente magari lasciare il mio contatto e il mio curriculum per un lavoro futuro. Io studio l'inglese e quindi so un buon livello di inglese. Ho un ottimo livello di spagnolo perché ho vissuto, ho studiato all'Università Autonoma di Barcellona, per cui andrò a fare un tirocinio in una multinazionale molto grossa tra un mese praticamente. E sono madrelingua italiano, quindi non sono limitato nelle lingue. Le figure professionali che io cerco di... sono le mie aspirazioni, sono quelle nel marketing e sales. Uno perché mi piace lavorare con i consumatori, con la psicologia del cliente, e mi piacciono i contatti diretti soprattutto per le vendite. Mi piace persuadere per la vendita. Porto il mio curriculum, spiegherò cose a cui sono interessato, le esperienze che ho fatto, e vedremo le posizioni aperte che possono aprire. Sto per finire la laurea magistrale, doppio diploma tra Ca' Foscari e l'Università di Stoccarda. E quindi, visto che sono in Italia per un paio di settimane, volevo iniziare a guardarmi attorno e vedere le opportunità che le società promuovono in questa sede e anche iniziare ad avere una consapevolezza di quali sono i profili richiesti dalle società. Ma onestamente non sono orientato più a un settore quanto alla possibilità di avere un percorso in una realtà internazionale. Quindi continuare un percorso iniziato con gli studi e si è volto a cercare di acquisire più background a livello culturale e professionale. Allora, io in realtà sono ancora una studentessa, mi dovrei laureare entro l'anno, però appunto in prospettiva di questa laurea volevo un po' capire cosa mi si prospetta, insomma. Io mi sono mossa anche nel senso che sto ricercando degli stage, però volevo sentire un po' le presentazioni delle aziende che cercano studenti neolaureati o comunque laureati del mio settore. Che profili ricercano e vedremo come va. La mia laurea è in lingue orientali, la mia massima aspettativa è lavorare in un ambiente internazionale, ancora meglio se fosse l'Asia. Beh, io sono laureata in economia e gestione dei servizi turistici e a settembre comincerò International Management, sempre qui a Ca' Foscari. E diciamo che oggi sono stata attratta dall'opportunità di intraprendere una carriera all'estero, quantomeno uno stage, un primo salto per dare quel valore aggiunto al mio curriculum, sia poi affinché sia più spendibile qui in Italia o anche eventualmente per proseguire con la carriera all'estero, visto che i presupposti qui in Italia sono un po' critici al momento. Io mi sto abbastanza destreggiare con l'inglese e sto studiando anche il tedesco, qualcosina col russo anche me la cavicchio, diciamo che sto cercando di perfezionare comunque più prevalentemente il tedesco, perché la Germania è un po' il mio punto d'arrivo, insomma. Sì, ho fatto prevalentemente dei colloqui conoscitivi per capire quali erano i profili ideali delle aziende che più mi interessavano, e anche in occasione poi di uno stage all'interno della laurea magistrale, quindi di scrivere eventualmente la tesi su un progetto, anche perché sono interessata in neuroprogettazione, ho conseguito il master alla Venice International University in neuroprogettazione, per cui sono orientata la carriera verso Bruxelles anche, per cui sto un po' capendo quale direzione dare al mio futuro. Sono al terzo anno di economia e commercio, quindi sto finendo la triennale. Sono venuta qui solo per sapere, per avere un approccio diretto con delle persone che potranno darmi dei consigli nell'ambito appunto delle opportunità a livello internazionale, e solo per adattarmi all'idea di un giorno poter andare a lavorare all'estero oppure solamente fare un'esperienza come stage. Farmi un'idea delle aziende che cercano, di che possibilità possiamo avere. Beh, diciamo, la disponibilità a viaggiare c'è. E insomma, sono aperto a qualsiasi esperienza.